Intanto buon dì, officina del panino attivi e oggi con una ricettina veramente deliziosa proprio di questo periodo. E tra l'altro non serve proprio avere il barbecue, se si volete potete tranquillamente farlo in famiglia col forno di casa. Allora prendiamo una zucca Hokkaido, questa è la miglior zucca per questa preparazione. Avete due metodi di iniziare: o tagliate prima la zucca, no? Gli fate un intaglio, no? Proprio con coltello, chiaramente scavate via i semi e i filamenti, li mettete da parte, li buttate via e poi se volete da vuota così la mettete in forno o nel barbecue, magari con una leggera affumicatura. Nel barbecue si mette direttamente sulle braci, cioè praticamente la cottura amber roasting, in modo che proprio il sotto faccia una bella, diciamo, bruciatura, cauterizzazione. Vieni più vicino. Regista, vieni più vicino. A quel punto invece poi si prende un mix di formaggi. Per me il Philadelphia alle erbe è molto buono, poi si può prendere, per dire, una caciottina affumicata, del gongorzola non potrebbe non può mancare, del tomino magari, per dire, io ho preso un tomino al tartufo, o comunque tutti i formaggi che avete, un po' di panna e si fa, diciamo, dell'impasto di formaggi, no? Sì. E anche oltretutto si usa un po' di pepe, sale, oppure ottimo è questo qua, il Montreal BBQ for All, oppure buonissimo è anche il Mount Nimba. Allora, due preparazioni: se la scavate prima da cruda, no? La mettete con olio dentro e anche rosmarino, spezie, e la lasciate una nottata in frigorifero. Se invece decidete di farla direttamente nel barbecue come io ho fatto adesso, l'ho cotta praticamente intera con i suoi semi. Alla fine, quando è cotta, l'ho intagliata, gli ho fatto appunto l'intaglio che viene il cappellino. A quel punto andiamo a mettere il ripieno è fatto, oltre dal nostro mix di formaggi, da della pancetta affumicata, noi li chiamiamo qua in Friuli gli sfricis, e poi dall'impasto di salsiccia. Si mette tutto dentro, no? In questo caso già la zucca, come vedete, è cotta, no? Quindi abbiamo già pronto, diciamo, il mangiare, e si prende un po' di formaggio, un po' di zucca e un po' di fricis, e ecco fatto. È qualcosa di stupendo e anche molto veloce. Potete chiudere il coperchio, no, della nostra zucca e anche servirla in un secondo tempo, anche più tardi, è buonissima lo stesso, basta solo eventualmente riscaldarla al forno in modo che i formaggi si sciolgano assieme all'impasto della salsiccia e della pancetta. È una ricettina molto facile, bella, e sinceramente tutte quelle che la fai assaggiare rimangono di stucco. Quindi per questa ricetta oggi veloce in stagione, BBQ for All e l'officina del panino qua da Geromix è tutto. Mandi, alla prossima volta.